Bentornati ragazzi, oggi 7 settembre, giorno di festa, lunedì, giorno di festa, giorno del lavoratore, appena smesso di piovere, e volevo andare a fare delle riprese di una cosa che Houston è una delle prime quattro città negli Stati Uniti e non lo sapevo. L'ho scoperto perché quando sono andato a fare le riprese per la downtown sono passato in una certa parte della città, a est della downtown, e c'era tanta gente che guardava queste cose qua, i graffiti. Beh, comunque lo vedete dal titolo, quindi è inutile che vi tengo in suspense, avete già letto il titolo, quindi questi murales, e c'era gente che guardava. Quindi sono andato, ho fatto una ricerca su internet e ho visto che il movimento dei graffittari, chiamiamolo, è uno dei maggiori negli Stati Uniti. Quindi io adesso vi porto a vedere un po' di graffiti, un po' di murales, un po' di arte di strada. Poi mi direte se vi piace oppure no. Devo guidare circa una ventina di minuti, spero che il tempo tenga, appena finito un temporalone, e andiamo, a dopo. Come vedete sullo sfondo c'è Downtown, e questo è proprio un parcheggio ricco di murales. Se vedete quante macchine parcheggiate, tutta gente che viene a vedere i murales, a fare fotografie. Sullo sfondo Downtown, praticamente io mi trovo nella parte a est della città, dove diciamo la parte che c'erano tutti questi vecchi magazzini e la parte che stanno cercando di valorizzare, aprendo locali notturni e costruendo nuove case, visto che nella parte di ovest di Houston non c'è più spazio neanche a nord, quindi la parte interessante, la parte dove si può sviluppare un po' la città è a est, e quindi qua l'hanno, vedete, usata come street art, come museo all'aria aperta di questi graffiti. Qua avevo fatto vedere prima, c'è Kobe Bryant, quindi questo è abbastanza recente. Come qua c'è anche laterale nel muro, e come vedete sono tutti molto belli. Non so se li cambiano e li rifanno ogni tanto. Poi questo qua delle ali, Sky the Limit, uno molto famoso con la skyline di Houston, perché tanta gente viene a fare le fotografie qua, si mette in mezzo come se avesse le ali. Gli abbiamo scritto Houston.
Qui ragazzi vedete, c'è altra gente che viene a fare le fotografie. Qua ce n'è altri. Facciamo uno zoometto così, tac, bellissimo questo qua. Qui c'è un po' di spazzatura. Ovviamente in tanti murales c'è l'astronauta, essendo Houston la casa della NASA. Però ce n'è di tutti i tipi. A me piacciono molto. Comunque, dai, piuttosto che avere uno spazio abbandonato così, un po' di arte, no? Comunque sono cose belle da vedere, che danno colore alla città. Qui ragazzi nel cuore, nel murales del cuore, Black Lives Matter, ovviamente tema di attualità qua in America. Quindi anche questo qua è un fatti è stato fatto da Blanco, vediamo se riesco, nel 2020, quindi è un nuovo murales. Qua c'è il simbolo della Bentley, The Boss. Tanto là c'è sempre il predicatore. Questo sembra J-Ax, da giovane. C'è gente anche in giro col monopattino, questo è un servizio che si possono prendere i monopattini dalla città, poi si lasciano dove si vogliono, quindi un servizio carino, non l'ho mai usato, questo è un locale, penso notturno, là c'è anche sulla porta i murales, due afroamericani. 2020, anche questo qua è nuovo, come vedete ancora raffigurati comunque gli astronauti, uno zoom, astronauta col cuore. Ecco, metto anche la mia faccia con i murales, forse sono più belli, alla che bello, sono più belli i murales che la mia faccia. Fine, thank you. Là dietro c'è il grande murales con gli astronauti e anche là nel fondo, nella mia destra, si vedono altri murales e dietro alle mie spalle c'è downtown e quindi siamo in questo quartiere. Non sto ovviamente visitando, mi sono focalizzato su questa parte della città perché la città è immensa, mi ci vorrebbero ore, ma qua c'è la concentrazione a passo, a camminata di murales, quindi non serve la macchina per spostarsi, quindi mi sono focalizzato su questa parte qua della città. Questo ragazzi sembra un locale abbandonato. Adesso facciamo una cosa che mi mettono in galera. Proviamo a entrare in questa proprietà privata a vedere cosa c'è all'interno. Allora, sto entrando dentro questo capannone abbandonato, ovviamente. Ci sono altri murales, non c'è nessuno. Di zucchero, ragazzi, là, guardate, eccolo, asciuga. Questo è il tetto, è crollato. Sembra quasi che ci sia stato un incendio, sembra che tutto il soffitto sia bruciato e dopo è stato preso d'assalto dagli artisti. Questo murales dedicato agli Astros, vincitori del titolo di baseball. Andiamo a vedere più là cosa c'è. Infatti dice c'è Astros, la pallina, quello lì a sinistra grigio è lo stadio, downtown e dopo là c'è anche lo shuttle, simbolo ovviamente della NASA.
questo è super attualità, I can't breathe, non posso respirare, vote, quindi l'inno ad andare a votare contro Trump tra qualche mese. Tra l'altro adesso faccio vedere una bellissima cosa, c'è un bambino lì con la maglia della Juventus, grande, sicuramente sarà un bambino latino, non americano. Downtown sullo sfondo vado a terminare il mio video di oggi, spero che vi sia piaciuto tanto. Tra l'altro volevo dirvi che Houston è anche famosa per una biennale fotografica, ogni due anni nel mese di febbraio c'è questa biennale dove tanti capannoni si trasformano in padiglioni da museo e tanti artisti, tanti fotografi vengono ad esporre qui a Houston. E seguendo ovviamente ogni anno poi cambia il topic, cambia l'argomento. E vedete, sto tornando verso ovest, quindi sto tornando verso downtown. E spero che questo tour tra i murales e tra i graffittari di Houston vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un bel pollice in su, così. E ci si vede poi la settimana prossima con un altro video, dove andrò a toccare un argomento molto molto importante, un argomento molto particolare qua di Houston, qua dell'America. Comunque è una realtà americana che però io ve la rappresenterò con un video che girerò qua a Houston. Un abbraccio a tutti e buona settimana dal Texas, Houston. Passo e chiudo, ciao!